L'anno scorso mia moglie mi ha allungato un pacchettino avvolto da carta colorata e un fiocchetto dorato, il mio regalo di Natale. All'inizio ho provato a sciogliere il nodo e a scartare il pacchettino con delicatezza, ma non c'era modo che si aprisse. Solo dopo tanto tempo e molto innervosito, strappando la carta con le unghie e con i denti. L'ho aperto, l'ho guardato e ho sfoderato un sorriso molto ampio. Le ho detto grazie. Ti piace? Ho detto lei. Moltissimo, ho detto io. Ma non ho capito cos'era. Era un oggetto strano, con colori belli e una forma particolare, ma non era possibile capire cosa fosse. Intanto che lo mostravo agli altri, lei mi chiedeva, ma hai capito cosa serve? Hai indovinato? Io rispondevo, sì, certo. E poi chiedevo anche agli altri se avevano capito, con la speranza segreta che qualcuno rispondesse sì, così finalmente lo facevo spiegare. Ma nessuno ha capito di cosa si trattava e soprattutto a cosa serviva, perché a qualcosa doveva servire. O poteva anche essere soltanto un soprammobile, una roba da appendere al muro, ancora da tenere in cucina, sul comodino. Era chiaro nemmeno questo. Così la notte nel letto ho ripetuto a mia moglie che il regalo mi era piaciuto moltissimo, però dovevo confessarle una cosa, non avevo capito cos'era. Mi sono affrettato ad aggiungere questo non c'entrava, perché era un regalo proprio bello, aveva dei colori belli e una forma particolare. Questo è quello che ho detto. E non importa se non ho capito cosa sia, perché del resto non l'hanno capito nemmeno gli altri, non l'ho capito nessuno. Così nell'intimità della notte del letto ho potuto chiederle, cercando di controllare la disperazione della voce, insomma cos'è, a cosa serve? Mia moglie nell'intimità della notte del letto mi ha confessato di non avere la minima idea di cosa. Anzi, sperava molto quando l'ho visto e ho detto che era bello che le dice sì o cos'è. Per questo continuavo a chiedermi. Però l'ho visto nel negozio, quando l'ho visto ha pensato subito a me. Ha immaginato che mi sarebbe piaciuto e l'ha comprato. Non le ho chiesto perché ha pensato subito a me. Non gliel'ho chiesto perché non lo voglio sapere.